Allora, ero un bel esordio, comunque hai fatto un bel esordio, una buona partita, una grande parata, la vittoria. Magari è arrivata troppo tardi, questo esordio. Un po' sì, aspettato tanto, però importante che è arrivato, importante la vittoria, è cosa più importante. Cose importanti, cose personali vanno dopo, quindi importante è la vittoria. Una buona partita, comunque come dicevo, una bella parata, insomma, non sei stato però particolarmente impegnato, giusto appunto in quell'occasione? Sì, difesa ha giocato molto bene, quindi tutta la squadra si difesa benissimo, quindi a me solo quella, diciamo, parata primo tempo, poi tutto tranquillo, diciamo. Una grande parata, il tiro di Ciotola era quasi da gol, salvato il risultato in quel momento. Dice, sì, sì. C'è per questo? Sì, è successo così, quindi per sfortuna ha fatto la parata. Che idea ti sei fatto di questo Catanzaro che vince contro squadre, insomma, quotate, anche come la Casertana, e poi negli scontri diretti non riesce mai, non è riuscito fino adesso mai a... Sinceramente non lo so quali sono i problemi, perché vediamo che in casa giochiamo sempre benissimo e tipo da partita di oggi si vede che non meritiamo veramente questa classifica che stiamo vivendo, però quando andiamo fuori casa sempre succede qualcosa, non lo so, qualcosa in testa, non so dire cosa, però per me questa squadra è molto più forte che sta... non merita questa classifica che stiamo facendo. Senti, a proposito di fuori casa, adesso bisognerà andare a vincere, cercare insomma quantomeno quest'ultima partita per avere quel minimo di speranza per evitare questi play-out. Adesso non c'è niente di pensare, abbiamo parlato tutti tanto, adesso o vinci o finita, cioè è finita il caso. Si va ai play-out? Sì. Ok. Va bene, grazie.